siamo partiti in questo primo giro da una valutazione generale, diciamo, sui programmi, in particolare sul rilievo che nei diversi programmi vengono dati ad alcune fasce, diciamo, di popolazione, in particolare gli anziani e i giovani. Adesso veniamo un po' ai temi veri e propri. In buona parte dei programmi c'è molta attenzione sulle tematiche ambientali. Forse chi dedica meno rilievo a queste tematiche è Italiamo. Mi sono fatto un'idea sbagliata? No. Parliamone allora di questo ambiente. No, noi dedichiamo semplicemente meno attenzione alle tematiche ambientali, perché mi sembra anche un paradosso parlare di energie rinnovabili, eccetera, in una città come Roma, in cui non riusciamo neanche a costruire la terza linea della metropolitana. Cioè, guardiamoci in faccia, cosa vogliamo mettere sopra il Colosseo, un bel impianto di energia solare? Insomma, non facciamoci ridere. Secondo me l'unico modo in cui si può veramente parlare di ambiente in una città come Roma, che ha delle problematiche enormi di traffico, di smog, eccetera, è rinforzare le linee metropolitane della metro, appunto, e degli autobus, creare un traffico più snello, quindi tolleranza zero, come abbiamo detto noi, sul traffico, ripulire la città e iniziare semplicemente una forte campagna che sarà lunghissima, perché ci sono regioni al nord che hanno iniziato anni fa e ancora non hanno i risultati. Quindi iniziare una lunga e costante e basilare campagna sulla raccolta differenziata. Questa è l'unica cosa che ad oggi si può realmente in piena coscienza proporre sull'ambiente per Roma, e credo anche che, per quanto l'ambiente sia una tematica scottante, forte, attuale e che dobbiamo tenere in considerazione, non sia ad oggi la più urgente per Roma. Grazie. Che cosa risponde Roma Attiva? Anche Roma Attiva non è che ha messo al centro le tematiche ambientali, perché è rivolto più ai temi dell'innovazione, il vostro programma. Sull'ambiente che cosa pensate di fare? Questo è anche vero in alcune parti. Noi di Roma Attiva abbiamo pensato a qualcosa di fattibile. Sono stati enunciati dei comunicati stampa su come noi intendiamo fare alcune iniziative fattibili immediatamente come comune. Sulla raccolta differenziata si è anche accennato al problema del risparmio idrico, che sono delle risorse ambientali. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, è ovvio che a nessuno verrà mai in mente la pensata goliardica di mettere i pannelli solari sul Colosseo. Quello no, quello è assolutamente una sciocchezza. Queste sono delle cose che possono servire a un uso demagogico di basso cabotaggio. Basso capotaggio, sapevano tutti che era semplicemente una battuta, quindi o va avanti sul suo programma o continua a parlare del mio. Evidentemente non ha niente da dire sul suo, perdoni, continua a parlare del programma di Italiano, parli del suo per una volta. Bene, cioè non avete niente da dire. L'interruzione va bene, proseguiamo. Va bene, dopo questa breve interruzione, molto significativa, molto accesa, per carità. È ovvio anche, come si è detto prima, che l'attenzione agli anziani si riversa anche in questo fatto. C'è chi ancora forse pensa di andare avanti con l'energia a vapore, però quando prima o poi dovrà finire il carbone, il petrolio, le nuovissime fonti rinnovabili, come forse addirittura il gas metano, verrò da questi signori a chiedere: benissimo, grazie ai vostri programmi, grazie a questo Roma non ha più nient'altro. È ovvio che se si deve fare qualcosa si deve fare non nei centri storici ma nelle zone periferiche, così come è ovvio che le nuove costruzioni di Roma possono benissimo installare dei pannelli solari sui loro tetti. Non ne vedo alcun problema, non vedo nessuna cosa che potrebbe ostacolare, né dal punto di vista ambientale, né dal punto di vista architettonico, né dal punto di vista economico. È un modo per rendere dei condomini ecosostenibili, così come la creazione di parcheggi ecosostenibili, che è una delle altre cose che ha sostenuto Roma Attiva nel suo programma. Ora, chiunque vada a Roma in giro con un'auto sa benissimo che non si riesce a trovare mai posto, mai un parcheggio, doppie file, c'è di tutto. In altre città, in Italia, in altre parti del mondo, sono stati programmati dei parcheggi ecosostenibili. Sono di grandi palazzoni interrati. A Roma questo sicuramente non può essere fatto nel centro storico per ovvi motivi, ma si può benissimo costruire qualcosa di grande, come vicino alla stazione Termini.
Invece Generazione Futuro ha fatto delle proposte poi concrete sull'ambiente. Parlando un po' con la gente, abbiamo capito l'importanza della raccolta differenziata, ci siamo focalizzati soprattutto lì. E nel nostro programma abbiamo inserito un punto, la necessità di aumentare quello che è il servizio di porta a porta. Per fare questo, oltre ad incontri che abbiamo creato in collaborazione con Legambiente e l'AMA, per spiegare appunto sia ai giovani che ai meno giovani che cosa significa la raccolta differenziata e il perché farla, quindi la necessità effettiva di riciclare la carta piuttosto che la plastica e il legno. E al di là di questo abbiamo sostenuto nel nostro programma anche la necessità di implementare quelli che sono i servizi pubblici per il traffico, per evitare l'inquinamento, che già Roma ne ha abbastanza. Ci sono alcune parti di Roma che possono essere sfruttate anche per gli amanti della natura, e di conseguenza la creazione di piste ciclabili che possano dare spazio ai cittadini, e quindi nell'orario di tempo libero, tant'è che noi sosteniamo l'importanza del benessere psicofisico e di conseguenza anche di questo, tant'è che abbiamo organizzato una pedalata ecologica proprio per cercare di avvicinare anche, diciamo, i più giovani al mondo della natura e quindi dell'importanza dell'ambiente pulito. Roma Unita invece ha fatto delle proposte molto specifiche sull'ambiente, in particolare per questa incentivazione allo sviluppo di impianti di energie rinnovabili. La domanda però che faccio è molto specifica: bisogna costringere alcuni poteri forti, alcune grandi aziende, l'Enel, l'Eni, ad essere partecipi di questi programmi? Come pensate di fare? Pensiamo sicuramente che Roma è una città dall'alto potenziale, dove l'installare pannelli fotovoltaici è importantissimo, e sicuramente è vero che bisogna contattare ed entrare in contatto con grandi aziende energetiche quali Eni, Enel, ma siamo sicuri che tutte queste aziende saranno disposte ad aiutarci, e sicuramente agiremo in diverso modo. Anche a loro garantiremo la possibilità di farsi conoscere sul territorio, e sicuramente cercheremo di creare delle reti di connessione tra noi in quanto comune e loro in quanto aziende. Daremo anche a loro degli incentivi per costruire e installare questi pannelli fotovoltaici. In realtà sappiamo che queste grandi aziende sono tutte disposte, al momento stanno lavorando e stanno aumentando la ricerca proprio su queste nuove fonti di energia, e noi in quanto città di Roma gli vogliamo dare la possibilità di mostrare al mondo intero come in realtà si può una città come Roma diventare una città verde e pulita.